Si accendono i riflettori al San Nicola per la sfida notturna tra il Bari di Mangio ed il Pescara di Baroni. I due tecnici sono chiamati a risollevare le sorti delle rispettive compagini dopo le sconfitte subite sabato rispettivamente contro Varese e Carpi. Formazione rimaneggiata per i biancorossi che scenderanno in campo con 5 volti nuovi rispetto alla sfida con i Lombardi. A sostituire gli squalificati Sabelli e Sciaudone saranno l'ex di turno Salviato e un inedito Stojan nel ruolo di interno di centrocampo. Galano e Donati prenderanno il posto di Stefano Ivanovic e Romizzi, mentre tornerà dal primo minuto al centro della difesa Jonathan Rossini, con Ligi che si accomoderà in panchina. Proprio reparto arretrato nelle ultime settimane è finito al centro delle critiche a causa di qualche errore di troppo. Sull'argomento si è espresso ieri in conferenza stampa Davis Mangia. No, secondo me sabato non ci sono stati errori al plurale, c'è stata una lettura sbagliata di una situazione nel secondo tempo, ma sono situazioni che sappiamo che bisogna migliorare, ma lo migliori col lavoro. In questi due giorni dove il lavoro non è stato fatto, perché c'è stato un giorno di scarico e un giorno di una rifinitura oggi, bisogna farlo solo in un modo, alzando al massimo il livello di attenzione. In tutte le situazioni, di possesso, di non possesso, l'attenzione deve essere massima. In generale questa squadra è fatta da ragazzi intelligenti. Gli errori capitano, ma il professionista deve sapere che da un errore può nascere una occasione per dimostrare qualcosa di più la volta successiva. Il tecnico di Cernusco sul Naviglio ha poi presentato la gara con gli abruzzesi, spiegando quale sarà la chiave di volta della sfida. Per come la vedo io è il peggiore avversario che potrebbe capitarci in questo momento, perché arriva da un risultato negativo, però ci arriviamo anche noi, e quindi, sempre per non ricollegarsi alle culture degli alibi, tutte e due arriviamo dal risultato non positivo e tutte e due vogliamo ripartire. Bisogna avere quella fame, quella voglia di ripartire più degli avversari. Enrico Filotico per Controradio News.